Me lo fate, me lo guardano e non me lo fanno, ma siete 7, 8, 20, 1 milione, cosa vi devo dire? Fatemelo! Benvenuti, sono Mighty Marty, sono qui a Oxygen Not Included. Allora, vediamo un po', l'avevamo lasciato precedentemente il gioco al giorno 25-26, siamo al giorno 38. Quindi sono passati un bel po' di giorni e abbiamo preso un sopravvissuto in più, uno scienziato Bunny che di ricerca ha 7, che ci fa comodo. Poi comunque ha un po' di tutto tranne la cucina, poi resta un po' di tutto, come vedete, 2 punti, 2 punti, 4 punti, 4 punti. E è ottima per me, un po' di tutto mi serviva. Allora, qui abbiamo come novità. Vi ricordate che la volta scorsa volevamo ricercare la Advanced Filtration, l'abbiamo trovata, l'abbiamo studiata e quindi adesso dobbiamo decidere cosa fare. Io farei la combustation, che questo dovrebbe produrre dal carbone l'elettricità. Che elettricità al momento siamo un po' impacciati con l'elettricità. Questo dovrebbe convertire idrogeno con l'elettricità. Oh, questo è perfetto, allora. Poi vediamo un po' altre novità. Allora, praticamente il biostiller l'ho fatto qua. Il biostiller cos'è buono? Che lui introduce praticamente il... aspettate che manco me ricordo. Lo slime, ecco. Praticamente lui converte lo slime in alga. L'alga praticamente lui te la tira qui fuori. Mi sembra sono 10 kg di alga ogni volta, e in più però col distillatore noi riusciamo a distillare l'acqua sporca, che no, io pensavo che l'acqua sporca lui la prendesse da qualche parte, la distillasse e la buttasse da un'altra fuori. Invece no, l'acqua sporca la prende praticamente dallo slime, direttamente dalla lavorazione dello slime alle alghe, e la butta qua, cosa che è ottima per me. Io ne ho messi due perché ho fatto un po' di prove, mi sembra che due comunque li regge bene, con uno andava abbastanza lento. Poi vediamo un po' se c'è ciuccio, se c'è ciuccio. Ho messo anche il cavo, quello diciamo potenziato, e piano piano lo cambierò tutto. Per ora i generatori di ossigeno stanno funzionando, l'ossigeno siamo messi malino, come ossigeno in realtà. Siamo messi malino. Cibo siamo messi abbastanza bene. Elettricità siamo messi molto male, anche se ho messo le doppie batterie, come avete visto. Perché ho studiato anche le doppie batterie. Però sono a secco. Quindi qui mi piacerebbe liberare tutto in modo tale che il gas, se il gas mi andasse giù qua sotto, non sarebbe una cattiva cosa. E poi qui in realtà ci sarebbe anche dell'ossigeno buono, quindi se mi sfondassero pure qua, metterebbe un po' di ossigeno buono, che non mi farebbe male al momento. Poi come vedete ho messo tutte queste griglie qua che dovrebbero far circolare meglio l'ossigeno. Adesso ragazzi, come vedete, sta funzionando. Lui praticamente dalla lavorazione, vedete, produce quest'acqua sporca, che è la lavorazione dallo slime all'alga, e qui praticamente la lavora e me la butta pulita. Se non ci fosse questa, me la butterebbe sporca. Allora ragazzi, qui gli storage l'ho un po' divisi perché mi sono accorto che praticamente io rimanevo senza risorse, ma c'avevo tutti questi storage pieni, cioè, ma com'è possibile? Poi in realtà ho capito che praticamente ero pieno pieno di terra, di sabbia, di sandstone pieno. Allora l'ho eliminata in tanti, vedete, e tanto poi me la butta fuori, quindi non va nemmeno persa. Ma comunque questi qui sono tutti pieni di questi, più che altro di questi tre materiali. Se io la levo, se io a lui gli dico levami, vediamo un po', questi no, levami il sandstone, ma si è già svuotato quasi della metà. Gli dico levami la terra pure. Poi levami la sabbia, si è svuotato praticamente. Quindi questi sono pieni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono pieni di questi, tutti i materiali qua, anche troppo.
Quindi così non per... e poi oltretutto non perdiamo nemmeno tempo a raccoglierle, perché poi oltre che averne 70 quintali perdono un sacco di tempo per raccoglierle. Allora, qui cosa sta succedendo? Qui mettiamo a 7 perché è importante che me lo fate. Vabbè, a 7, dai. Dai, vediamo un po', guardate, organico, alga, me l'ha buttata qua, questa qui piccolina. Ora allora, è nascosto dal sensor che rompe sempre le scatole. E ne ha messo 10 kg. Ora tra un po' ne ributterà altri 10. Quindi io direi qui di farne magari anche un altro di distillatore con due biodistiller. Così ne abbiamo 4. Penso che poi dopo, come diciamo, discorso di alghe siamo a posto. L'unica cosa, il problema è questo, non riesce ad andare su, non riesce ad andare su, ragazzi. È un dramma, è un dramma. Ragazzi, tagliatelo che poi va male. Che fa Joshua? Perché c'è Marrabbia al posto di... Ma perché fate come vi pare? Stress 40 addirittura. Joshua. Allora, Joshua, mettiamogli tutto. Tanto si mette solo quello e non me lo fa. Ah, mettiamogli tutto. Lei che cos'ha? Fermati. Diarrea? Sì, diarrea. E poi bisognerà anche scavare tutto qua dentro perché... Questo deve essere praticamente il contenitore generale dell'acqua, quello principale che poi sta in mezzo a tutto. Perché anche qui è buono, però è più, cioè, si fa più fatica ad arrivare qua. Che sta succedendo? Perché c'è questo rivolino? Ma è dovuto a questo forse. C'è una bella impalcatura. Io qua non so, io cioè, più di metterci due ruote, cosa devo fare? Devo mettere un'altra? Ah, ossigeno. Oh, ossigeno ottimo, sta diventando ottimo. Meno male, meno male. I generatori di ossigeno mi stanno salvando la vita. Ragazzi, anche questo, mettetelo dentro che poi va male, dopo c'è da tirarlo via. Perché mette acqua sporca, porca miseria. Perché praticamente se me la fa, me lo facevo anche tempo fa, praticamente. Questo discorso che entra acqua sporca me lo fa perché quando manca la corrente questo non funziona più e l'acqua sporca che si trova qui passa senza essere depurata. Anche questo è un bel problema. Io non capisco qui cosa fa di più. Perché non si... Ne devo fare un'altra ruota, devo fare tre, ma mi sembra un'esagerazione fare tre ruote. Me lo fate, me lo guardano e non me lo fanno, ma siete... 7, 8, 20, 1 milione. Cosa vi devo dire? Fatemelo. Allora, andatemi urgentemente alla ruota. Cioè io 3 ne devo mettere alla ruota, capito? Joshua, vai alla ruota, vai. Un altro. Cibo ne abbiamo a sufficienza. Con tre ruote ci servirebbe anche un altro comunque. Joshua! Siamo a magna? Stress 50. Chi è che c'ha lo stress alto? Perché c'è 50? Ma arrabbia. Vai, mi arrabbia. Così perdiamo altro tempo. A 3, con 3 ruote ce la faremo a dare un po' di... Perché se no c'è qualcosa che non torna, ragazzi, eh. Vabbè, dai, l'importante è che l'ossigeno adesso è più che ottimo. Tanto qui in basso non è che mi interessa più di tanto. Adesso io qui ho consumato ogni cosa, praticamente. Allora, vediamo un po' se ne prendiamo un altro. Sperando di non fare una cavolata. Niente, roba brutta, non la voglio nemmeno vedere, via. Sì, brutti, brutti. Brava. Brava,
Brava. Brava, dai, torna a fare tutte le cosette tue. In tre non riusciamo a tirare su le batterie. Bene, adesso non lo posso fare. Ottimo. Mi manca il metallo. Eccolo. Quindi. Idrogeno generation dovrebbe convertire l'idrogeno con l'elettricità e questo dovrebbe praticamente dal carbone generare elettricità. Dal mio povero nabbo inglese, ho capito così. Ok, qui ragazzi ho sfondato, quindi sta entrando un po' di acqua pulita, di aria pulita. E comunque ragazzi, mi sembra che nonostante l'area totale della base non sia così piccolissima, ce la facciamo ancora con 1, 2 e 3 generatori solamente, più 1, 2, 3 pianticelle, il che penso sia ottimo, più che ottimo, anche se senza energia si va subito nella cacca del totale, però è anche normale. Poi dai, mi sembra anche strutturata abbastanza benino, dai. La scala qui si potrebbe anche eliminare. Ecco. Io qui non so adesso come funziona. Perché loro il coal me lo buttano fuori. Qui siamo già a 20 kg, 20 kg. Il coal, l'alga. Poi qui bisogna buttarci, penso, manualmente il carbone. E poi lui mi trasforma carbone in elettricità. Quindi in realtà io quando l'ho collegato più 600 dovrebbe bastare. Quindi se io ne faccio un altro sono altri 600, però il problema è che magari poi mi finisce il carbone. Quindi più 600. La ruota mi fa più 400, quindi farebbe più che della ruota. Oltretutto, inquinamento. Decor meno 15. Temperatura più 75. Lo caricate per favore? 9? 2 milioni? Coal. Ne abbiamo 4.800 kg. Forse basterà per riempirlo, no? Che dite? Me lo caricate per favore? Oh, che bello! Finalmente! E adesso come siamo con le batterie? Quindi lui adesso mi produce 600. Però a regola, da quello che ho capito, dovrebbe inquinare come il peccato praticamente. Potrei anche fare questo gas pump, che il gas pump dovrebbe prendere, da quello che ho capito, nelle zone dove c'è molto ossigeno, dovrebbe prendere ossigeno e buttarlo in luoghi dove non ce n'è. Però qui al momento, qui tanto a me non mi interessa ossigenarlo, assolutamente no. Qui mi potrebbe interessare, ma al momento anche no. Qui potrebbe essere interessante buttarlo qui perché poi comunque voglio scavare. Però non è una priorità così immediata, diciamo. Anche se voglio arrivare qui, si potrebbe anche fare. Però un po' utilizziamo questo qua, va. Io posso anche. Da dove però lo prendo? Perché qui non ne posso, non ho più spazio. Qui potrebbe
Potrei farlo al posto di una batteria. Comunque questo è altamente utile, ragazzi, non si è scaricato. Pensavo si scaricasse completamente e non ha quasi toccato le batterie, solo questa qui piccola. Quindi direi ottimo, ricerca sta facendo, così facciamo anche un po' di decorazione, un po' di luci. E finora non abbiamo fatto niente di tutto ciò per non consumare elettricità. E non so quanto abbiamo fatto bene oppure no, però per il momento sembra, per come stanno andando le cose, sembra tutto bene. E quindi va bene, ragazzi, io penso che per il momento è tutto. Voglio chiudere qui perché sembra che le cose stanno andando bene, molto meglio di prima. Prima c'era poco ossigeno e poca elettricità, adesso siamo pieni sia di ossigeno che di elettricità. Poi magari faremo un gas pump e lo butteremo qua per fare un'area pulita anche dove c'è l'acqua. E potremo buttare anche uno qui se qui andrà a calare l'ossigeno. Insomma, si potrebbe anche buttare nei luoghi più disparati. Si potrebbe anche buttare nei luoghi dove noi, secondo me, più che qui dentro tanto ci sono questi. Ci sono i generatori che comunque ne ho tre e mi sembra che meno di tre non si possa fare, però forse è utile buttarli nei luoghi dove magari bisogna scavare, bisogna aprire, così non rischiamo di buttare magari dentro anidride carbonica o gas che siano. Quindi va bene, ragazzi, io penso che per il momento è tutto. Come sempre scrivetevi, commentate, che mi fa piacere parlare con voi, consigliatemi e lasciate eventuali like. Quindi ci vediamo alla prossima, come sempre. Ci vediamo alla prossima. Ciao!